E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parleremo dell'episodio capolavoro su Game of Thrones. Eh sì, oggi si parla di una delle serie che è stata più chiacchierata, penso, di sempre, che ha fatto incazzare molti fan, infatti ha fatto bestemmiare molta gente, però comunque vi avverto, io sarò puramente oggettivo in quanto sono fan, ma non è che sono sfegatato, oddio che bla bla bla. Ultimamente mi sto anche leggendo i libri, quindi posso parlare anche da un punto di vista un po' più letterario e posso dirvi alcune cose che secondo me ci stanno e non ci stanno. Partiamo subito con trama, personaggi e obiettivo. Allora, come al solito negli episodi capolavoro in cui parliamo di cose infinite, perché Game of Thrones comunque non è una serie corta, sono 8 stagioni e quasi tutte, da una decina di episodi, da un'ora, quindi ragazzi di tempo ne è passato. Quindi dirò solamente le cose che mi sono piaciute e che non mi sono piaciute, senza dover stare qui a spiegare trama, personaggi e obiettivo, perché comunque penso che la trama di Game of Thrones più o meno ce l'abbiamo presente tutti. Ve la posso dire in piccole dosi, comunque vi dico già che le trame si divideranno in tre parti. La gara a chi diventerà re dei sette regni, gli estranei che vengono da nord e vogliono distruggere tutto quanto il mondo civilizzato e... che c'entra anche con la prima, però il ritorno della signora dei draghi, che è la figlia dell'ultimo re Targaryen, che era quello matto che c'aveva i draghi. Fine, in grandi linee. Comunque questa è una recensione più che altro per confermare o non confermare il capolavoro, e parliamone. Allora, trama. Secondo me la trama nelle prime stagioni, soprattutto la prima, visto che poi mi sono letto anche i libri, ragazzi, veramente devo fare i complimenti invece per quelli che hanno portato la serie, perché sono stati estremamente fedeli. Cioè io, ragazzi, ho letto delle pagine che veramente potete leggerle mentre guardate la serie e dire proprio, beh, è così, beh, bravi. E per di più facevano le cose con calma, davano giustizia a tutti i personaggi, molte, cioè per dirvi, delle frasi vere e proprie che sono nel libro vengono proprio ripetute dai personaggi, quindi sono stato molto felice di questa cosa, anche se comunque per me non è indispensabile per un'opera per essere chiamata capolavoro, ma comunque sono stati ultra fedeli e se la sono presa con molta calma, e questo è quello che secondo me ha fatto arrabbiare molto i fan, ma che molti fan hanno trasformato in "è tutta merda". No, no ragazzi, no. Allora, chi dice che il finale è il finale più brutto della storia delle serie non ha mai visto una serie brutta, perché ok, hanno accelerato di botto, si sono inventati un po' di cose, perché anzitutto perché comunque Martin non ha finito di scrivere ancora i libri, perché non gli va di fare un cazzo, però ragazzi, è successo esattamente quello che ci aspettavamo. Non è che si sono inventati delle stronzate stratosferiche che ci hanno fatto dire no, non doveva finire così. Solo ce l'hanno fatto veramente bestemmiare, perché non ce l'hanno fatto gustare il finale. Quello sì, perché è stato troppo veloce, troppo repentino. È arrivato tutto insieme e tutto forzato, perché c'è... Uno voleva magari stare lì, guardarsi il finale di una delle serie più belle, più chiacchierate, più... Cioè, è stata una delle serie, forse delle prime serie a essere chiamate serie TV e non più telefilm in Italia. Cioè, ragazzi, stiamo parlando di una santa serie, ok? E l'hanno buttata nel cesso nel finale, ok? Però, se mi dite che il finale di Vikings, per dirvi, è meglio di questo, per me, voi non avete una visuale oggettiva. Perché, ragazzi, quella sì che è merda. Parliamo dei personaggi. Allora, secondo me la forza di Game of Thrones è proprio questa, sono i personaggi, perché comunque la trama si ripete molte volte. È più appunto giochi di corte, ok? Intrighi,
cose tipo io te in culo a te, tu me in culo a me, poi io riesco a diventare re e tu no. E quindi è più un essere affezionati al personaggio che più ti piace per vederlo, cioè scoprire anche chi è quasi un Hunger Games di corte che cercano proprio di far fuori la concorrenza per arrivare ad essere re. E per me quella è una delle cose più fighe. Poi vabbè c'è anche la storia degli estranei che è fighissima, perché comunque per chi segue la storia sicuramente quasi tutti amano John. C'è anche chi dirà di no, no io non l'amo, perché così a me almeno fa il tizio alternativo, ma comunque non me ne frega una sega. Ci sta come storia anche quella degli estranei. A me, per dirvi, invece quella di Daenerys è quella che è piaciuta di meno di arco narrativo, mi ha rotto pure un po' le palle molte volte. Però comunque tutti i personaggi sono con delle storie secondo me fantastiche e veramente devo dire che questo è il punto forte della serie TV. E quindi se si può gridare al capolavoro, lo si deve gridare proprio qui. Mi sono scordato di dare il voto alla trama, comunque io la trama la do, dai, cioè non possiamo buttare nel cesso una serie del genere solo per il finale che è stato troppo repentino. Comunque io un 8,5 glielo do alla trama. I personaggi sono invece secondo me da 10 e lode, lo dico, perché i personaggi sono fantastici. Poi vi dico anche il mio personaggio preferito in assoluto secondo me è, cioè grazie al chiazzo secondo me è il mio preferito, il mastino, perché il mastino io lo amo, c'è cioè una storia stupenda e quindi proprio ti appassiona il fatto di stare lì a ascoltare i personaggi che dicono la propria, che vivono e che sono umani, ragazzi, questa è la cosa più bella, sono umani e quella è la cosa bella, cioè non è che sono i classici personaggi, ogni personaggio è diverso, ha la sua storia da raccontare, ha i suoi difetti e i suoi pregi, anche il mastino delle volte mi ha fatto incazzare. Ma io lo amo proprio per questo, perché è umano. È la cosa più bella. Quindi 10 e lode. Obiettivo, secondo me, era portare una serie. Cioè, diciamo che questo dovrei dividere un po'. All'inizio era portare giustizia a una serie di libri che comunque ha fatto scalpore e che si è fatta conoscere. Alla fine era, guardate, cioè, questo qua non vuole finire di scrivere i libri, però a noi i soldi ci piacciono, quindi vabbè, vedete su Facebook quello che vuole la gente. E vediamo un po' se possiamo trovare un accordo. Però perlomeno hanno fatto una via di mezzo tra quello che voleva la gente e quello che era più sensato. Poi hanno messo insieme e hanno detto: con questo materiale possiamo farci altre 2 stagioni. Però ci siamo rotti i coglioni, famoci 6 episodi de merda così a schiaffo. E quindi, ragazzi, come obiettivo direi che darò un altro 8 perché un po' così così, ecco. Voto finale. Dai, un 9. Voto finale un 9. Confermo il capolavoro perché comunque ha segnato l'epoca delle serie TV, anche se non lo dovrebbe meritare perché magari, ecco, appunto, per alcune cose non ha raggiunto il 10 proprio spaccato, però nei capolavori un po' di soggettività forse ci vuole. E quindi ragazzi, io lo dico, per me è confermato, cioè comunque è una di quelle serie che secondo me va guardata. Fa parte della storia delle serie, assolutamente sì. Questo è, penso sia innegabile. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video che sarà il doppiaggio di Game of Thrones e poi siamo arrivati all'episodio 30. No, 40, 40, porca troia, capolavoro. Stiamo diventando vecchi. Vabbè, comunque ci vediamo al prossimo video.